Allora, siamo con la capitana nella breve storia del Palais Fouché, che è la prima capitana donna, e con una contraddatore che ritorna dopo una squalifica e purtroppo con la purga, perché non essendo stata in buca ha vinto Massarella. Come riparte la torre? Denise Cei, durante l'anno come si è mossa? Mi sono mossa intanto per cercare di riportare entusiasmo in contrada, perché comunque sia un anno di squalifica ha portato un po' di malcontenti, disagio, perdita d'animo e tutto quanto, quindi bisogna lavorare, si è lavorato abbastanza bene per questo, si spera di portare ancora la contrada ad avere una gioia, una felicità, un attaccamento comunque sia a tutto. Perché stare fermi un anno non è stata una cosa che facile da gestire negli animi delle persone e della contrada stessa. E comunque sia, anche la vittoria della rivale non è stata una cosa che ci ha aiutato molto. Però si ritorna combattenti, si ritorna con la voglia di fare bene, con la voglia da guerrieri, perché ora noi ci si sente questo, ci si sente dei guerrieri che si deve ritornare in campo per dimostrare quello che siamo. Questi guerrieri da che fantino vogliono ripartire? Ha un'idea il capitano della torre? La capitana? Allora, come ho detto nelle interviste precedenti, sicuramente la preferenza è quella di un fantino da pista, però con questo non è che mi voglia precludere l'ultima scelta in base al cavallo che mi toccherà. Perché comunque sia la scelta viene fatta, ora è un periodo che si sta osservando le persone, si osservano i cavalli e nel momento della tratta si sceglierà la persona più adatta al nostro cavallo. Quello che gira più, il nome che hai girato un po' più intorno alla torre è quello del debuttante Cristiano Di Stasio, che penso calzi per la contrada torre, visto che è fantino delle regolari. E si sa che è sotto Porta Raimonda, perché comunque. Però Torre, so che sei un po' interessata a questo fantino, può essere uno dei papabili fantini che può indossare la giubba di Torre? Non mi sento di dire che non può essere o non può essere, io lo tengo d'occhio, sicuramente se sarà lui la persona che ripeterò giusta per quel giorno, io lo farò salire. Quindi anche te mi stai sottolineando che la tratta sarà molto importante. Certamente. A fine della monta. E riguardante la rivale, la guarderete o dopo o penserete, ecco, la rivale si guarda sempre e anche tutte le altre si guardano, perché alla fine ce n'è una, ma sono anche tutte le altre 11. Perfetto, ti ringrazio. Niente, grazie a voi.